Buongiorno, allora oggi è lunedì, non so neanche quanto riuscirò a vloggare, volevo fare il vlog della settimana oggi, ma come potete vedere sto malissimo, il problema è che non riesco nemmeno ad uscire, ad andare dalla dottoressa perché ho paura proprio di ammalarmi di nuovo. Ieri era domenica e oggi ho avuto, cioè no, ieri era domenica appunto ho avuto la febbre, stanotte mi si è abbassata ma ho continuato a tossire come una dannata, è proprio l'influenza. Penso che non vloggerò perché ce la faccio, solo che volevo fare almeno l'intro di questo video, insomma. Buongiorno, allora oggi è martedì 18 e ho appena finito di mangiare, sono le 1:05, tipo giù di lì. Stamattina alla fine ho dormito perché ho avuto un altro rialzo di temperatura e stavo malissimo. Come potete sentire, è la mia tosse. È perfetto, solo che stamattina, cioè, non riuscivo nemmeno a connettere il cervello, ero capo. Sarei dovuta andare in università, ma niente, cioè, non ce l'ho proprio fatta. Infatti è strano perché di solito non mi ammalo mai così, però devo dire che dopo la bella dormita, adesso ho mangiato, sono di nuovo a letto, però insomma, va un po' meglio, diciamo. E spero meglio domani perché domani, anche se non ho università, dalle 12 alle 13 ho un'esercitazione per la ventilazione meccanica, anche se è solo un'ora, insomma, quindi è anche mezzogiorno, perciò è anche un orario che non è che devo uscire alle 6 del mattino che fa freddo. Però spero vivamente di sentirmi meglio, anche perché comunque dovrò camminare, quindi significa che dovrò sudare, se io risudo è un casino. Mamma mia, ve lo giuro, cioè io odio stare in queste condizioni perché cioè, mi sento una nulla facente, potrei fare 850.000 cose, ma non riesco. Già quando inizio a parlare un po' di più, mi cala la voce. Comunque, volevo farvi vedere questa collana che ho su da quando me l'ha regalata la mia madrina, che secondo me è stupenda. E mi piace troppo, ve lo giuro. Cioè, è molto simile a un anello che ho, che mi aveva inviato le Yankee Candle, il sito. E c'è veramente l'anello, è davvero uguale. Ed è stupendo. Mi piace un botto, quindi per adesso di solito mi vedete sempre addosso quella color oro, oro con i pendenti, i pallini, niente. A sto giro lo cambio, metto questo. Madonna, mi dovrei anche lavare, cioè faccio schifo. Ho finito Jane la Vergine, l'ultima stagione, e mamma mia ragazze, cioè non potete capire che pianti. Quindi tra una roba e l'altra, quando stavo un po' meglio, l'unica cosa che mi distraeva un po' era la TV. Ragazzuole, basta, io adesso mi riposo un attimo e spero di stare meglio domani perché sennò sono un po' fregata. Hello, buongiorno. Allora, oggi è mercoledì 19, ok? E niente, io volevo prima di fare, insomma, di prepararmi, volevo levare un attimo lo smalto, mettermi lo smalto decentemente. E oggi sarebbe praticamente il mio quarto giorno che sto male, ma va decisamente meglio per assurdo, anche se ho un dolore, cioè, ma proprio enorme alla schiena che fa impressione, tipo da quanto mi fa male. Dopo voglio assolutamente prendermi di nuovo, insomma, un altro farmaco che in teoria vorrei continuare per tutta la settimana perché non è che stia ancora bene, sinceramente. Oggi ho praticamente in università una cosa purtroppo obbligatoria e già ieri ho saltato anche un'altra cosa, quindi almeno la febbre oggi non ce l'ho perché stamattina me la sono provata e avevo 36, quindi bueno. Invece di solito le altre mattine appena mi alzavo avevo già tipo 37,1, 37,3 e poi andava per alzarsi, quindi il peggio penso che sia passato. Vi dico la verità, non mi ammalavo così da una vita, ma veramente da una vita, eh. Infatti è stranissimo perché non è molto da me ammalarmi così. Domani appunto è giovedì, ci sono gli ultimi 2 giorni di lezione e sabato e domenica invece partiamo perché non mi ricordo se ve l'avevo detto, ma io e Marco andiamo a Venas, che è praticamente, cioè andiamo praticamente in una specie di cottage che avevo prenotato io come regalo di Natale a dicembre, gli avevo regalato, e dove praticamente c'è questa casina bellissima, immersa in mezzo ai monti, con tanto di sauna, idromassaggio, tutta per noi. Quindi abbiamo deciso proprio di spendere il weekend direttamente lì.
Penso che farò un vlog delle due giornate a parte, insomma. E anche lavarmi i capelli, però non vorrei esagerare perché dopo voglio farmi una doccia veloce. Non lo so, vi dico la verità, sono ancora indecisa se farmi anche proprio la doccia o lavarmi a pezzi come ho fatto in questi giorni. Cioè io volendo potrei anche non andare più a lezione perché tanto comunque sono coperta con le assenze, però capite che cioè finire così proprio gli ultimi giorni delle lezioni è proprio, beh, veramente veramente brutto. Ragazze, eccomi. Allora, io sono andata stamattina per l'ora di pranzo praticamente perché avevo l'appuntamento alle 12. Sono andata in ospedale e abbiamo fatto appunto un pochettino una specie di recap sulla ventilazione meccanica direttamente proprio con il macchinario davanti. Cioè, mi sono fatta 3 petti di pollo molto molto sottili, cioè una roba proprio minima. Ho mangiato un panino al latte praticamente e adesso volevo farmi la spremuta. Vi dico la verità, sono ancora indecisa se domani andare a lezione, perché in queste condizioni anche quando cammino faccio fatica a respirare veramente e vorrei, cioè non vorrei proprio sfancularmi il weekend dato che devo andare via con Marco, quindi boh, non lo so, adesso vedo un attimo. Comunque, questo è il cosino, anche se ho visto che su Amazon c'è quello automatico della Smeg che è bellissimo e che volevo regalare ai miei, cioè volevo prenderlo per utilizzare in casa, perciò penso che boh, magari non adesso, proprio avanti lo prenderò. Adesso mi faccio queste due spremute e ah, purtroppo non riesco ancora a distinguere i sapori perché sono ancora troppo intasata. Però ho deciso che stasera mi lavo anche i capelli perché mi sono fatta stamattina una doccia, ma veramente veloce, veloce. Non lo so, sono indecisa. Giornissimo. Allora, niente, io mi sono lavata finalmente soprattutto i capelli dopo una vita che non me li lavavo, me li sono legati così perché mi scocciavo ad averli, insomma, giù. E stamattina non sono andata in università, però vado per oggi pomeriggio, insomma, così mangio a casa, devo ancora fare l'aerosol, devo fare tutte le mie robe, almeno le faccio a casa e non che mi porto tutto il materiale di là in università, che non mi sembra il caso. E sto un po' meglio, l'unica cosa è appunto che, cioè, se parlo comunque mi fatico tanto, mi viene il fiatone, inizio a tossire e sento il catarro che fa avanti Andrè. Però vabbè, diciamo che la febbre è passata, quindi il peggio è passato, insomma. È stata brutta sta influenza, devo essere sincera. Mamma mia, cioè la febbre poi così alta non mi capitava da boh, mi ricordo neanche più quando. Veramente, perché di solito quando appunto ho l'influenza al massimo, cioè ho il mal di gola, ok, magari non sto proprio benissimo, eccetera, però la febbre no, cioè. Infatti io non sono nemmeno una che si misura la febbre. Dopo metterò questo maglione di, oddio, di Pull&Bear. Devo dire che col fatto che fa anche abbastanza caldo, non voglio nemmeno coprirmi troppo perché sennò va a finire che inizio a sudare come la peste. Maledetta me, che sono andata in università. E ovviamente sono stata di nuovo male. Prima avevo brividi, cioè ho detto no, vabbè, basta, ho capito che non devo più andare a lezione. Comunque domani sarebbe stata l'ultima mia lezione. Che stamattina avevo detto che ero contenta, pimpante, ah sì, vado a lezione oggi pomeriggio. E la lezione è stata annullata. Io sono tornata a casa che avevo ancora il nervoso. Vi dico solo questo, perciò ho fatto altre 2 ore fino alle 6 e poi me ne sono andata a casa, me ne sono tornata. Ovviamente sono rimasta a studiare e mi sono portata avanti, insomma, con lo studio. Sono ancora indecisa, vi dico la verità, se dare l'esame del 3 di marzo, veramente, cioè sono molto combattuta. Ora dovrei sistemare tipo tutta la mia stanza.
non ce la posso fare. Fatto sta che oggi, nonostante appunto sia rimasta in università, c'ho i brividi, mamma mia, no, non mi sento per bene, cioè per niente bene. Sono andata avanti a studiare e sono ancora indecisa, vi dico la verità, se iscrivermi all'esame, cioè se andare all'esame o meno, o comunque se andare a provare, boh, non lo so. In realtà non vi ho mai più fatto vedere come avevo infine organizzato la mia agenda appunto del 2019-2020. Comunque, fatto sta che devo dire, aspettate, perché non so che pagine, vabbè, vi faccio vedere queste perché comunque sia, sono pagine già ormai andate, niente. Fondamentalmente questa qui è la visione mensile che, come potete vedere, io cerco sempre di compilare. Questa qui per esempio è gennaio, che è passata ed è andata. Febbraio, qua siamo a febbraio, fine febbraio, quindi insomma qui. E tra l'altro, cioè, scorrendo mi sono anche resa conto che, cioè, alla laurea non manca tanto, ragazzi, cazzarola. Io devo ancora scrivere la tesi, ma vabbè, lasciamo perdermi. Anche di come ho suddiviso in generale, per esempio questa settimana qui, vabbè, a parte il fatto che comunque non ho partecipato alle lezioni perché purtroppo ero malata, io comunque nella parte destra ultimamente stavo scrivendo le lezioni che avevo anche su qui, perché così almeno non me le perdo, qualsiasi cosa, che ne so, l'applicazione si cancella, mi va in palla, qualsiasi cosa. Ecco, di solito questo qui che è il mio... di solito le sposto di settimana in settimana. Niente, articoli per la tesi, sì, lo devo ancora fare. Fatto sta che appunto ho suddiviso le cose così. In teoria, contate che febbraio è per me volato in 30 nanosecondi, cioè guardate, è stato imbarazzante il mio febbraio. E nella prima settimana di marzo ho tipo tutte queste cose qua, dove sono indecisa se dare questo esame, infatti non penso che lo darò. E qua il 9, qua non l'ho scritto ma lo devo aggiornare, inizierò tirocinio. Ebbene sì, quindi dovrò un attimo capire che cosa fare della mia vita, anche perché appunto devo, sinceramente devo anche spicciarmi e iniziare a cercare gli articoli per la tesi. Quindi ho deciso che appunto starò a casa perché ho paura veramente di avere una ricaduta, io sennò va a finire che sabato non parto più e direi che non conviene. E niente. Comunque mi sono appena accorta che questo weekly vlog dura 25 minuti. Com'è possibile questa cosa? Vabbè, perciò ho deciso che esporterò il file e niente, domani magari registro direttamente il weekend vlog, o magari domani faccio una day my life, cioè adesso vedo un attimo che cosa fare, oppure vloggo direttamente sabato e domenica. E... vi terrò aggiornati, insomma, diciamo che col fatto che ho finito anche le lezioni avrò molto più tempo per fare i video, quindi sono molto felice di questo. Veramente non faremo niente, infatti domani dovremo fare la spesa e niente, insomma, infatti io ho deciso che domani, vabbè, sto a casa perché così almeno evito di prendere freddo, avere sbalzi di temperature, eccetera, perché, cioè, sinceramente non... cioè, oggi ci ho provato e forse dovevo evitare di andare oggi, così almeno ci andavo domani in università, però vabbè, ormai è andata. E appunto, aspetto che lui esce da lavoro, così mi faccio venire a prendere. E andiamo a fare la sfida insieme. Penso che dormirò su da lui, sperando di non attaccargli niente, perché io mi sento ancora molto infetta, vi dico la verità. Devo ancora decidere che cosa portare, cioè se effettivamente portarmi anche l'aerosol. Non potete capire il disagio, cioè io veramente, quando uno dice mai una gioia, ecco. E cioè, devo stare male e devo partire, non ci posso credere. Cioè veramente, guardate, non ci volevo veramente credere a inizio settimana. Comunque... quindi devo vedere un attimino un po' di cose, perciò ho detto, è inutile che, cioè, che vado là, impazzisco, corro, faccio, sudo, perché purtroppo col fatto che cioè ci sono veramente tanti sbalzi di temperatura in università, ho paura di riavere una ricaduta, e dato che noi partiamo sabato alle 11,
non ci conviene. E niente, insomma, quindi questo è quello che succederà. Vi porteremo, porto anche la Polaroid perché ancora le foto non le abbiamo terminate, cioè perché lui mi aveva regalato per Natale le cartucce quelle a arcobaleno, così almeno uniamo entrambi i regali di Natale, sia Budapest che appunto Venice, perché in questo paesino in provincia di Belluno dovrebbe essere. E niente, insomma, vi faremo sapere. E niente, dai, ci rivediamo sicuramente in un prossimo video. Io sono stata brava, a sto giro sono stata brava. È stato proprio un video sviolinato, non so come farò a montarlo, ma comunque lo metterò online domani che è venerdì, quindi. E niente.